Sarebbe stato bello un dibattito, sarebbe stato bello avere domande e risposte, ma questo non c'è stato e secondo me non è molto democratico. Il ministro degli interni, Anna Maria Cancelliere, a Rimini per la giornata della legalità, parla senza mezzi termini delle contestazioni piovutegli da alcuni giovani al Palaflaminio. Per la Cancelliere, la democrazia chiede pacatezza e confronto e sui ragazzi, aggiunto, siamo pronti ad ascoltarli. Nella cornice di legalità hanno 1.000, 10.000 ragioni, legalità e voglia di manifestare. Inevitabile poi un riferimento ai recenti fatti di Roma, ai tafferugli scoppiati mercoledì nella capitale. Beh, stiamo guardando, io però vorrei che non si parlasse solo dell'inchiesta, parliamo anche di tutti gli altri, che hanno subito anche degli attacchi, di tutti gli altri poliziotti che si sono comportati in maniera egregia. Cioè, vediamo tutti e due gli aspetti delle manifestazioni, perché è giusto che le cose vengano viste con serenità. Sull'inchiesta stiamo andando avanti. A centinaia i ragazzi che hanno ascoltato il ministro Flaminio, c'era il presidente della regione Emilia-Romagna Vasco Errani e il senatore Sergio Zavoli, una mattinata di riflessione sul tema della legalità. La Cancellieri non si è poi sottratta alle domande dei giornalisti sul tema della sicurezza a Rimini in virtù del riassetto delle province. Ma questa è una cosa, ecco, lo dico con piacere anche qui a Rimini, i presidi di sicurezza non verranno mai intaccati. La popolazione deve stare tranquilla, la sicurezza verrà garantita comunque. Si cercherà di spendere meglio, ma non di fare mancare la sicurezza. Poi un calcio al pallone per il ministro Cancelliere al Neri, dove è andato in scena il quadrangolare con sindaci, magistrati, prefetti e diplomatici per rafforzare quella legalità che non ci deve mai abbandonare, neanche quando si fa sport.